Bene ragazzi, salve a tutti. Oggi faremo una recensione del Samsung Galaxy Tab 2. Dopo ho eseguito l'aggiornamento al 4.1 e devo dire che è molto più veloce e più performante rispetto all'Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Accendiamolo. Questo tablet presenta di un modulo 3G per collegare una scheda e telefonare. Vedete, l'accensione è molto, a quanto pare, veloce. Perfetto. A quanto pare è molto fluido e veloce rispetto al 4.0 e presenta anche di questo apparecchio qua, che è il menu, che prima non c'era, non era posizionato qua, ma che era posizionato qui sopra, in alto a destra. E inoltre ha subito anche altre modifiche per lo sfondo e anche per lo blocco e sblocco, cioè vedete, anche il suono dell'acqua è molto fantastico, mi piace molto. Andiamo a vedere, collegato, apriamo Google, faccio vedere. Vedete, ho aperto la pagina molto in fretta. Avete visto? Ecco che... Vabbè, cerchiamo un qualcosa. Anche la tastiera è cambiata, ovviamente, rispetto al 4.0. I suoni anche di selezione sono cambiati rispetto al suo predecessore. Il pitch to zoom è a quanto pare veloce, non presenta nessun bug o rallentamenti. Io ragazzi ho messo la pellicola nel dispositivo, quindi sicuramente sarà meno sensibile rispetto alla... Del, quello senza pellicola, però devo dire che è migliorato notevolmente dall'ultimo aggiornamento. E anche le impostazioni sono messe qui in alto, mentre prima erano messe, non mi ricordo, mi sembra in basso. Sì, in basso a destra. L'unica cosa che è un difetto secondo me, per me, è che non si può chiudere internet, cioè anche se io chiudo le finestre qua resta una pagina vuota, mi tocca tornare nella home e poi andare su gestione attività e chiudere tutte le applicazioni aperte, perché mi dia fastidio questa cosa qua. Prima invece ci dicevo esci e internet si chiudeva solo. Però nulla di strano, mi basta solo andare su gestione attività e fare cancella memoria per chiudere le applicazioni, tutte le applicazioni aperte. E, novità per quanto riguarda il dispositivo, non ci sono, diciamo, programmi aggiornati, se non la ricerca vocale che è stato migliorato. Ora vi faccio vedere.
Ricerca vocale. Telefonino.net. Vedete, avete visto, ho aperto la pagina di telefonino.net, quindi diciamo che è stato molto fluido nel riconoscere la voce. Anche ovviamente la ricerca di Google ha una grafica direi più bella, più chiara e più lucida rispetto alle versioni di Gingerbread che hanno la ricerca di Google in modo più vecchio, quindi è in modo pressoché grigio scuro più o meno come colore. E non ho ovviamente tutte queste finestrelle che dei suggerimenti e altro. Qua infatti mostra schede. Ah, dice il servizio di localizzazione è attivo. Aspettate, attivo la ricerca per la posizione. Ok, perfetto. Per quanto riguarda le impostazioni, sono cambiate rispetto al 4.0. Come potete vedere, le impostazioni sono messe a sinistra e ci sono varie impostazioni, tra cui accessori. Ad esempio, su accessori c'è l'impostazione per la docking station acquistabile separatamente. E un'altra funzione importante è il cloud. Samsung ha integrato il cloud che si fa sul effetto il cloud sul dispositivo, sull'account Samsung che voi avete creato. Vi permette di fare un backup delle vostre applicazioni e una volta che dovrete reinstallare o formattare il dispositivo, utilizzate l'account e lui vi ripristinerà le applicazioni. Insomma, è come un po' come Google quando voi andate su backup e ripristino, infatti fate backup dei dati personali. Appunto, vi permette di fare il backup delle vostre applicazioni, quindi è un ripristino automatico per poter ripristinare l'applicazione. Per quanto riguarda altre caratteristiche, va bene, la solita barra in basso che è come l'iPad, più o meno uguale, diciamo che non è cambiato, mi sembra identico a quella di prima. E ovviamente anche queste cose dei menu che ci fa vedere le applicazioni che abbiamo aperto di recente. E questo prima non ce lo faceva vedere sul 4.0. Poi ragazzi, non lo so, mi dite voi come se sto sbagliando oppure sto dicendo la verità. Perché l'aggiornamento l'ho effettuato parecchi mesi fa, quindi non mi ricordo bene come sia il 4.0, però credo che le caratteristiche, cioè le differenze, siano queste. Poi per quanto riguarda il telefono, rubrica e messaggi, hanno cambiato un po' la grafica e direi che mi piace molto. Il fatto poi delle schermate, che questa la posso mettere come principale, e poi che posso aggiungere altre schermate, insomma, è tutto molto bello. Perfetto. Altra cosa per il resto devo dire che non ci sono altre differenze. Poi ovviamente i widget che sono messi qua dove c'è l'applicazione, dove quando aprite il menu dovete andare in alto a destra e cliccare su widget e potrete sfogliare i vari widget che offre la Samsung, da YouTube a WhatsApp, musica, meteo e Google Maps. E anche album, potete vedere anche fotografie, come ad esempio prendo questo album.
e mi visualizzerà in modo sequenziale tutte le immagini che io ho nella galleria. Per il resto, che dirvi? È un tablet abbastanza veloce, avendo il processore in dual core da 1 GHz e una memoria RAM da 1 GB. Quindi offre buone prestazioni per quanto riguarda anche a un prezzo pressoché ottimo. Io l'ho preso questo con la promozione Vodafone a 3,99. No, 3,99, no, 2,99 l'ho preso, perché il 3,99 era il 10 pollici. Questo invece è il 7, quindi costa 100 euro in meno. È versione 3G, 8 giga, di cui questi 8 giga sono due riservati per il sistema e altri due, credo, per le applicazioni e altri 4 giga per quanto riguarda la memoria per archiviare immagini, musica, video e tutto il resto. Infatti, vediamo un po', aspettate. Memoria, infatti, memoria. Qua dice spazio totale 4,49, spazio disponibile 1 giga, anche se. Sì, è più o meno 4 giga, quindi 2 sono per il sistema. Vabbè, perfetto, ok. Che dire, poi anche della rubrica è molto veloce. Per quanto riguarda il lettore musicale, credo che non ci siano differenze particolari. Vabbè, poi Samsung Apps, tutte le altre applicazioni, il Flash Player per visualizzare animazioni sul web, sul browser. Comunque, ragazzi, vi invito a scaricare Firefox o Google Chrome perché sinceramente internet non mi piace molto, anche se devo dire che è veloce. Lo potete scaricare direttamente dal Play Store. Il Play Store è sempre uguale, la versione 3.10. Il dispositivo è fluido anche sul Play Store nel scaricare le applicazioni, è molto veloce. Poi a seconda della vostra connessione, magari se la vostra connessione è più lenta, voi sicuramente avrete un paio di problemi. Poi, per quanto riguarda la barra delle notifiche, è stata modificata. Prima era un modo più pressoché grigio chiaro, ora invece è molto, diciamo, più blu, più scuro a livello di colori. E inoltre ha la modalità alla guida e modalità blocco. La modalità blocco, aspetta, la faccio vedere. Ah, dice che potete disattivare le notifiche che vi possano arrivare, ad esempio, come ad esempio chiamate o sveglia, li disattiva lui in modo automatico. Poi qua sopra ovviamente c'è il tasto delle impostazioni che prima non c'era, e poi ovviamente la luminosità. Potete mettere in automatico, non si vede nulla. E qui l'orario con giorno 27 marzo. E poi indietro. Ovviamente sono state integrate anche delle animazioni, come ad esempio, guardate un po' se io telefono 4030, vedete come l'animazione si è aperta. Vedete, stavo chiamando l'opzione di il numero di 3 per sapere il credito. Devo dire che chiama. Quindi, insomma, è un dispositivo molto fluido, veloce, che
che ha molte risorse importanti che mi piacciono d'altronde. Bene, ragazzi, se voi dovete attivare qualche promozione internet per poter utilizzare il tablet al meglio, potete Sicuramente attivare la promozione, quella della 3, come ho fatto io, l'opzione Super Internet con 5 euro al mese sono da 100 megabyte al giorno di internet. Che direi, 100 mega al giorno sono più che sufficienti, almeno per me, per quanto riguarda Facebook, YouTube e molte altre applicazioni, tra cui Google Maps, perché uso il navigatore. E anche internet e il Play Store per scaricare le applicazioni. Molto bene, con questo è tutto, ragazzi. Spero che vi sia stato utile sentire le caratteristiche di questo prodotto. Se volete magari sapere, avete informazioni e domande su come acquistarlo o dove volete acquistarlo al prezzo più basso, potete sicuramente cercare su eBay o Amazon, che sono, diciamo, dei siti molto convenienti. Ma a me, al mio parere, penso che eBay sia più conveniente perché Amazon i prezzi sono leggermente più alti, però ognuno fa come vuole se vuole acquistarlo. Non è ovviamente un obbligo, non vi invito ad acquistarlo, però credo che sia un ottimo dispositivo per poter fare tutto in modo veloce. Anche il Polaris Office è davvero fantastico perché posso leggere i documenti di Office, Word, Excel. Però non so se si possono creare, questo non lo so. Vabbè, in caso me lo dite voi nei commenti. Ragazzi, commentate e per qualunque richiesta di domande o altro non esitate a contattarmi su YouTube. Ciao, ragazzi.